Ciao ragazzi, la tattica parte numero 18 dell'Explay di Mother 3. Allora, abbiamo in realtà appena iniziato il capitolo 5. In questo capitolo, un leone meccanico ti ha attaccato all'improvviso. Stiamo cercando l'uovo lucente che Dust aveva nascosto sotto un argillomino. E quindi ora lo stiamo cercando. Dust è salito il 19. Vediamo la mappa. Ok. Non credo che qua ci sia un regalo. No, infatti. Allora, queste tartarughe. Wow. Posso tornare a essere un cane, vero? Effettivamente. Olè. Che bello. Allora, sì, siamo qui. Il buco era identico a questo. Ma sono un sacco di buchi. E sinceramente neanche io ricordo quale sia quello giusto. C'erano così tanti l'ultima volta? Vabbè, uno di loro sarà quello giusto. Saltiamoci dentro. Allora, dobbiamo trovare il buco giusto. Io non mi ricordo qual è, purtroppo. Prima setacciamo l'area in cerca di eventuali regali nascosti. Ah, qua sotto si può. Oh. Ah, qua è da dove si esce se sbagli buco, esattamente. Ma che palle. Allora, in quale buco saltiamo? A caso? Saltiamo. Vabbè, andiamo con un criterio. Un minimo di criterio. Talpe che creano cave? In realtà i buchi delle talpe non servono solo come case. Servono anche come trappole per confondere i peccatori del cibo, come degli insetti. In altre parole, sono delle mini cave. Inoltre, dei tunnel giganteschi lunghi oltre 100 metri non sono rari. Io che abbia domande come: le talpe indossano degli elmetti? O da quando le talpe usano delle pale? È pregato di venire da questa parte. Ma cosa a caso? Qua possiamo vedere le ombre che corrispondono ai vari buchi. Ci sono un paio di regali che vorrei assolutamente prendere. Tipo, tu che mi dici? Non so, non capisco cosa serve a scavare. Perché non facciamo dei buchi non nel terreno? Il terreno e i buchi dovrebbero coesistere. Ecco perché non sto scavando e non passo il tempo a dire scava, scava. Pigra, pigra. Bracciale del Capricorno. Difesa 46. Andiamola. No, aspetta. C'è Lucas, però. Quindi Dallo a Kumatora. Equipaggio. Ecco qua. Due di difesa in più. Vai. Questi nemici sono dei Kangasqualo. Qua un fuoco lo farei. Ma dai, che figo. Ha dato un calcio potente. Uno dovrebbe morire. Cazzo, fanno tanta vita, eh. Cosa, un calcio aereo, ma cosa? Ok. Diventato mansueto. Vittoria. 186 di exp. Vediamo cosa c'è qua dentro. Matita missile, buono. E della carne secca. C'è da curare, vero? Per esempio. Sì, Lucas è come tavolo dovrebbe essere curato. Ok. Qua sotto non si può andare, no? E quindi cerchiamo di ricordarci qual è il buco. Ti puoi togliere, ok. Qui dobbiamo cadere. Che mi dici? Uffa, ho appena tolto gli occhiali da sole. Perché nessuno pulisce? Sono caduto anche su degli elmetti. Perché nessuno mette la roba dove dovrebbe? Queste talpi di oggi. Ok.
Qua siamo sempre... Ok, già qua questo buco sembrerebbe essere quello diverso. Quello in basso a sinistra. Sì, sembra essere il buco più in basso a sinistra di tutti. Vediamo se c'è ancora qualcosa che non ho trovato. Qualche regalo? No. Sembra che io abbia esplorato tutto. Quindi è anche utile sbagliarlo una volta. Comunque c'erano dei regali anche c'è abbastanza importanti. Questo sembrava essere... che pelo. Esatto. Questo era il buco giusto. Tu che mi dici? Com'è il tempo fuori? C'è il sole? Com'è il sole? Ah, è nuvoloso? Ah, nuvoloso. Wow, incredibile. Soleggiato, nuvoloso. Qui c'era anche una rana, ho visto prima. Ecco. Salva. A posto, andiamo avanti. Quindi... Eccoli. Mi chiedo cosa ci fosse in quel buco. Sì, è questo. Ho nascosto l'uovo in quella zona fangosa. Sì, c'è ancora. Duster, stai bene? Sì, io sto bene. È stato un fulmine? Per un pelo. Oh. Quindi noi sappiamo che questi sono alimentati dall'elettricità. Se n'è andato con l'uovo. Dobbiamo inseguirlo. Quello alimentato dall'elettricità se ne va. Torre della pace e dell'amore. Stare lontani. Ovviamente. Ecco qua. Ricordo che il nome del capitolo 5 è la Tuono Torre, la Thunder Tower. Ed è proprio questa. Torre che abbiamo visto già nella parte scorsa. Spara dei fulmini. Comandati sicuramente dall'esercito di soldati. Di Swin soldati. E spara fulmini contro le abitazioni di coloro che sostanzialmente non stanno alle loro regole, praticamente. Chiaramente senza che gli abitanti trasmini tutto questo lo sappiano, ovviamente. Si vede bene dal club TTV. Mi chiedo perché sia qui. Comunque non ci deve importare, prendiamo quella cosa velocemente. Oh, caspita. Queste non mi ricordo. Mi sembra siano molto resistenti fisicamente. E non so cosa sono resistenti. Però hanno usato con buon. Come una chimera meccanica. Sembra essere debole al ghiaccio e al sonno. Sì, questo qui è un nemico molto particolare perché è più pericoloso da dietro. Quindi, diciamo, coglio di sorpresa e in verità è una cosa controproduttiva. Non so se il pendolo ipnotico lo addormenta se è girato, sinceramente. Perché in teoria non sta guardando il pendolo. Sarebbe una cosa molto molto figa. E invece è addormentato normalmente. Ok. Minchia. Ci vorrà un bel po' a batterlo. Perché mi ricordo che... LOL. Mi ricordo che aveva tanta vita effettivamente. Quindi cioè, senza poteri psichici ci vogliono tanto a buttarlo giù. Però sono facili da evitare. Sono lente. Sono praticamente dei tank sostanzialmente. Pacco di porcatatine. Vorrei prendere quello scrigno, ma c'è quel canguro a sorvegliarlo. Quindi vabbè, ingaggiamolo. A posto. Qui dentro c'è erbe misteriose. Fammi vedere.
tutti gli status negativi, incluso le capacità di rialzarsi. Caspita. Ah, è la Secret Herb. Sì, è vero, è vero, è vero. Riporta in vita un alleato. Oh! Se avessi saputo. Cazzo, se avessi saputo mi sei curato prima. Ah, peccato. Ma va bene comunque, tanto non... Comunque non mi ha dato tutto. Curiamo. Ah, Duster sicuro, Duster Kumatora probabilmente. Lascio curare a Lucas perché tanto... Non mi metto a usare i suoi poteri psichici per attaccare i mostri normali. Ok. Per qualche strano motivo Kumatora sente febbre eccitante, quindi... Aspettiamo che passi la febbre prima di andare avanti. Difesa giù, che tanto non uso perché c'è la vita di Dust che fa la stessa cosa praticamente. Ranocchia, cosa mi dici? Fammi salvare, va. Ok, è andato da questa parte l'argillomino. Questi sono dei negozi in teoria. Questo vende oggetti consumabili. E questo venderà equipaggiamenti. Stone migliorato. Sono le stesse cose che vendeva la talpa di prima? Sì, sono le stesse cose che vendeva la talpa di prima. E adesso possiamo prendere un bracciale. Quanti soldi ho? Burke. Forse vendendo riusciamo a prenderne una. Quindi vendi. Vediamo. Beh, Kumatora ha il vecchio bracciale da vendere, per esempio. E quindi, se io volessi dare il bracciale a Lucas, io vendo il suo vecchio bracciale per comprare quello nuovo. Bracciale Capricorno. Esatto. Ok. Qua dietro non penso ci sia qualcosa, infatti. Andiamo a salvare e poi entriamo in questa specie di fabbrica, in questo edificio. Vai. Sembra essere la fabbrica di cattivi, però. Una certa base, insomma. Ehi, ma tu te la togli la maschera quando vai in bagno? No, me la tengo addosso. Perché tu te la togli? Fai tutta quella fatica in bagno? E quindi rifai tutta quella fatica per rimetterla quando è finito? Beh, sì, io lo faccio. Insomma, se ci sono appendiabiti per le maschere, io direi... Cielo, quanto sei cretino. Qui non sono fatti per appenderci le maschere. Là ci vanno gli appesi zaini, ombrelli e roba del genere. Oh, ho sempre pensato che fosse per le maschere. Ecco perché ho sempre avuto difficoltà ad appenderci la mia maschera. Ehi, voi, qual è il vostro problema? Cosa state guardando? Ah, ma lei è... Cos'è questa confusione? Che diamine state... Signore, non ero stato avvertito del vostro arrivo, signore. Perdoni la mia maleducazione. Ma mettersi un vestito così scialbo è di cattivo esempio per la truppa, comandante. Lo stesso vale per le persone che la scortano. Ecco, così va meglio. Beh, è meglio tornare al mio lavoro. Sembra che ci sia stato qualche malinteso, ma molto meglio per noi, no? Meglio trovare quell'essere prima che capiscano chi siamo veramente. Quindi ci hanno confuso per dei cattivi. Strano. Dovrebbero conoscere Lucas. A quanto pare non tutti i cattivi lo conoscono. Ma perché scambiare Lucas per il loro comandante? Non che la risposta sia difficilissima da dirlo. È uno spoiler abbastanza evidente. Però finché il gioco non lo rivela, io non lo dirò esplicitamente, ecco. Ok. Ora siamo anche curati tutta la vita e tutti i punti psichici. Che bello questo bianco al mantello. Ho appena visto un argillomo fuori controllo correre fuori dalla porta posteriore. Se lo sta cercando sarà meglio che si sbrighi, prima che si trappoli dentro un camion dell'immondizia e venga portato alla discarica. Ma poi, che cosa diamine ci ha messo dentro? Deve essere qualcosa di folle per metterla così tanto in ansia. Oh, non può dirlo? Allora è qualcosa di imbarazzante, eh? Dalla porta sul retro, ho detto, eh? Eccolo lì.
Ok, lo stanno portando alla discarica. Putti esclamativi. Oh cavolo, non possiamo lasciarlo scappare. Però prima andiamo a cercare se ci sono dei regali in giro. Oh, rana. No, sarebbe stato bellissimo se anche nel menu di salvataggio si vedono loro con le maschere. Tra l'altro bellissimo. Bonnie con la maschera. Bonnie è quello che sia tipo uno dei personaggi con più travestimenti nel gioco. Wow. Ok. Quei robottoni mi ricordo che erano abbastanza deboli in realtà. Wow. Ah, sì. Questo personaggio lo... Ok, no, pensavo fosse un altro personaggio. Ah no, quel personaggio c'è più avanti, mi sono dimenticato. Oh, mi scusi, non l'avevo riconosciuta, comandante. Da come vi comportate, sembra che abbiate buttato qualcosa nella pattumiera, per sbaglio. Se siete dietro alla discarica, allora seguite il camion con questa. La discarica è a nord-est da qui. Segua il camion e riprenda quella... Qualunque imbarazzante cosa fosse che avete buttato per sbaglio. Stia molto attento a non sbandare o a fare degli incidenti. Molto bene, stia attento. E ora abbiamo anche un veicolo. Come non detto. abbiamo avuto un incidente, ci siamo schiantati. Su delle banane. E noi sappiamo chi usa le banane. Questo personaggio l'abbiamo già intravisto al club TTV di sfuggita, ma non... Oh, comandante, state bene? Quel dannato fassato continua a gettare bucce di banana ovunque. Quindi è facile scivolare. E tenga, usi il mio suinfagiolo. Sapete di bambino e di cane? Sei quel bambino del club di TV! Non puoi ingannare il mio potente naso. Schifosi scarti da società. Finge di essere il nostro comandante. Lui però ci ha riconosciuto e ci attacca. Sui soldato feroce, questa è la battaglia boss. Questa musica c'era anche su, c'è anche su Super Smash Bros. Allora. Aumentiamo prima la difesa. Almeno di Bonnie e Kumatora. Duster, prova a farlo piangere. Kumatora, che cosa fa Kumatora? Si difende finché non sappiamo che cosa è debole. Lanciato la bomba fumogena. Non ha funzionato. Vediamo cosa è debole. Odora come una persona. Sembra essere debole al fuoco. Gli piace... Ah, è vero, gli piace il DCMC. Però ci ha attaccato con uno spintone. Minchia, 58 a Kumatora che si stava difendendo. Proviamo di nuovo a farlo piangere. Se non funziona, cambiamo strategia. Fuoco. Anzi, Lucas, usa il manifesto di DCMC. Perché è efficace contro i fan di DCMC. E Bonnie attacca. Non è che c'è tanto da fare. Non riesce a smettere di piangere. Ottimo. Bene. L'ho anche fatto, l'ho anche scottato. Subito danno a causa delle fiamme. Minchia quanto. L'ho attaccato con uno spintone. Ok, ha mancato. Ha mostrato il manifesto di DCMC. Il suo soldato feroce è interessatissimo al materiale di DCMC. Quindi è tipo paralizzato per qualche turno. Aumenta la difesa anche a Kumatora. Duster. Riduce prima l'attacco. Perché non si sa mai. Fuoco. Ma non ha funzionato. Minchia. Prende più danno dalle fiamme che dagli attacchi, praticamente. Ok. Lucas aumenta l'attacco di, credo, Bonnie, perché passa sempre il tempo ad attaccare. Ma sì, ma diminuiamo la difesa, tanto non ci attaccherà mai, praticamente. Vabbè, gli facciamo un punto danno in più, bello. Non riusciamo a abbassare le statistiche. Vabbè, ma tanto stiamo ammazzando di fuoco praticamente. Ancora geloso lui.
Ok, Lucas devi fare un picchio lava a questo punto, tanto facciamo più con i poteri psichici che con gli attacchi. Cazzo, devo rimostrare di nuovo il manifesto, ho sbagliato. Ah no, è ancora geloso, ok. È una battaglia abbastanza facile, sinceramente, se sai questo trucchetto del... In realtà qualunque oggetto dei DCMC, non soltanto il manifesto, qualunque oggetto dei DCMC lo... tra virgolette paralizza. Oh, finalmente è uscita abbastanza la difesa. Torna alla normalità. Con tutta la propria forza, è mancato. Fai di nuovo il manifesto. Tu attacchi, fuoco e attacchi. Ha mangiato un pacco di porcatine, sicura anche. Fuoco. Geloso. Ok, Picky Love. Sì. Tanto secondo me ha poca vita, non sto qui a aumentare l'attacco ad Aster. Faccio più danni direttamente se vado ad attaccare direttamente col potere psichico. Secondo me è molto prossimo alla sconfitta lui. Alla fine bisogna continuare a fare così. Col trucchetto del DCMC è facilissima questa battaglia. Veramente facilissima. Eccolo qua. Se no credo che fa un bel po' di danni. Si è arreso. Vittoria. Più che fa tanti danni, ne prende anche pochissimi. Perché avete visto che gli facciamo pochissimi danni fisici. Salito a 21, se non sbaglio prima a 19, qui si è beccato due livelli, infatti, 10 PV, 7 PP, si è fatto due livelli, Lucas. È perché è solo leggermente sottolivellato, ma leggermente in verità, Al 20... Motore. Gli altri non mi ricordo che livello erano, quindi magari anche alcuni di loro sono a metà di due livelli, non lo so. Bonnie è salito al 20, direi che anche Bonnie è a metà di due livelli, guardando sti level up. Ha lasciato un pacco, verdure sott'aceto? Non mi ricordo qual è il loro corrispondente in inglese. Non male, ma non finisce qui. Ok. Allora, siamo in una nuova area, diciamo. Queste verdure sott'aceto che ci hanno dato, innanzitutto. Controlliamo cosa sono. Minchia, ho 10 HP, bello. Qualcuno ha bisogno di cure? No, beh, giusto come Tora. Anche noi, anche qui, se scivoliamo sulle banane, se corriamo sulle banane ci scivoliamo. Ci dovrebbe essere qui intorno una rana. Sul suo fagiolo non ingaggiamo battaglie, anzi, i mostri... Allora, anche sul fagiolo può scivolare sulle banane. Possiamo far fuori i nemici. Possiamo andare solo sulle strade, non posso scendere qua sotto. Mi ricordo che se non sbaglio qua vicino c'è una rana da qualche parte. E soprattutto non abbiamo neanche una mappa di quest'area. Esattamente, eccola qua. Mappa dell'autostrada. Torre, fabbrica, parcheggio, carica. Carica di che? Lì c'è il parcheggio, la fabbrica. E quella è la torre. La discarica avevano detto che è a nord-est. Però, se non sbaglio c'è da qualche parte qui intorno una rana. Anche queste cose sono dei nemici. Allora, qua a sinistra c'è la fine dell'autostrada. Ecco, questa parte è un po' esplorativa. Cioè, dal giocatore ha un po' la possibilità di esplorare, un po' di andare, tra virgolette, un po' fuori strada, ecco. Per esempio, questa zona noi in teoria l'abbiamo già vista. Non so se ve la ricordate. Innanzitutto qua c'è la rana, però prima voglio farvi vedere dove siamo. Sia... Madonna che labirinto. Ah, qua non si può risalire. Vabbè, sostanzialmente qua è da dove siamo scesi quando abbiamo giocato Salsa nel capitolo 3. Dal deserto noi siamo arrivati qui e poi abbiamo preso sui fagioli e siamo andati verso sinistra. Quindi qua ci curiamo. E poi salviamo. E la prossima parte andiamo nella discarica.
a ritrovare l'uovo. Ok, termino qui la parte numero 18 del Let's Play di Mother 3. Se vi è piaciuto, cliccate il pollice in alto, salto, vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.